Oh, hai capito tutti, ragazzi, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Stone. Ciao ragazzi, io sono Genius 39 e c'è anch'io, Stone. E siamo qua con il CAF, questa volta qualche giorno in ritardo, non abbiamo fatto proprio preciso al mese, ma vabbè, siamo già a maggio, forte sega, siamo qua nel CAF. Nono CAF, quindi da 9 mesi stiamo a fare il CAF, abbiamo iniziato ai 1000 iscritti. Abbiamo partorito sti 2000 in pratica. Sì, probabilmente sì, perché ci mancano 49 iscritti e 2000, quindi ragazzi, che aspettate a far iscrivervi qualche gente, vostro amico, mandargli dei video, non lo so. Anche perché in quest'ultimo periodo non so che cazzo stanno facendo gli iscritti, ma aumentano e diminuiscono in una maniera assurda. Ma vabbè, manco io con la febbre. Comunque, iniziamo le domande. Le prime ce le fa Alinix, che con un italiano abbastanza correggiuto ci chiede: come siamo conosciuti? Abbiamo risposto nel primo CAF, perché nickname abbiamo risposto pure lì in qualche altro, sì, CAF, quindi vattene a vedere, vatti a vedere la playlist. Quali sono i nostri personaggi preferiti a parte i nostri? Penso di cosa non hai specificato, ma pensiamo di Elzul. Appunto, intende di Elzul probabilmente. Personaggi preferiti a parte Ad, Raven, però non il classaggio che ho io perché è troppo lento. Io a parte Chung non saprei, credo o Aisha o Rena. Poi Bob Channel ci chiede: quando lasceremo YouTube? Non siamo veggenti, quindi ancora non lo sappiamo. Quando lasceremo YouTube non lo sappiamo, speriamo di lasciarlo il più lontano possibile, anche perché abbiamo ancora un sacco di tempo per fare video su YouTube, sperando che YouTube non chiuda e non fallisca. Se fallisce si va... Sì, sì, prima che YouTube fallisca ci vorranno i secoli. Non si sa, potrebbe fallire, andremo su Chikibox, oppure Dailymotion, oppure Blastim, oppure non lo so, stanno Twitch per fare le live, non lo so, quando su avremo live le connessioni più. Poi Hamza Farok, che sarebbe Jimmy del Team GF, okay, ci chiede: chi è il più simpatico del Team GF? Secondo me è Jimmy, secondo me invece non è nessuno. Cioè tutti quanti sono simpatici allo stesso modo, però io un po' di più. No, sto scherzando. Io non faccio parte del team GF. Questo non è del team GF. Atomo invece ci chiede, sempre lui fa parte. Non è nato il team GF perché, vabbè. Allora, il team come, ci chiede come è nato il team GF perché? Perché non lo so, è nato a caso. Io facevo parte del team Ebola, un team dove eravamo degli amici su TS insieme a My Name e Blaze e altri. E poi tipo gli altri se ne sono andati tutti quanti e sono rimasti Mai, Blaze e io. Blaze e Mai hanno formato il team GF e poi si è aggiunta tutta la gente che è stata aggiunta perché era simpatica a Mai. Quello lo quello è il requisito. Il requisito è quello. Però adesso ragazzi, non ce lo chiedete, nel team GF non entra nessuno se non poche persone che conosciamo veramente in maniera stretta. Perché siamo già più o meno 13-14. Poco più di una dozzina. Caffestone, come mai quando registri video da solo non saluti mai dicendo ok tutti? Ragazzi, perché è un saluto suo, io il mio lo sto ancora cercando. Lui lo cerca. Forse sono nell'armadio. Io avevo consigliato tipo bella a tutte pietrine, la valecce. No. Ma fa cagare. Sì. Quindi se avete dei saluti che potrebbe dire a inizio video Stone, scriveteli qua nei commenti per favore. Oltre alle domande per il CAF, ricordo con hashtag CAF. Hashtag CAF Genius e hashtag CAF Stone. E poi l'altra domanda di Atomo è: CAF, ripetete 5 volte 3 tigri contro 3 tigri. Ok, la diciamo all'unisono, sì, oppure una alla volta? Una alla volta, perché sennò ci si confonde. Vai, allora inizio io 5 volte. 3 tigri. Aspetta, fammi contare. 3 tigri contro 3 tigri. 3 tigri contro 3 tigri. Questo qua è difficile, vaffanculo. Sto a fare gli altri 5, ma questo no. 3 tigri contro 3 tigri. 3 tigri contro 3 tigri. 3 tigri contro 3 tigri. Ah, ho sbagliato alla quarta. No, alla terza e alla seconda hai detto 3 tigri contro te tigri. Senza la R. Vabbè. Tipo così. Vabbè. Possiamo fare. Insieme ne abbiamo fatte 6, quindi fanculo. Quindi abbiamo fatto anche una più. Esatto. Poi Michele Pozzani ci chiede: cosa pensate di fare da grandi? Continuerete la vostra esperienza da youtubers o altro? Abbiamo risposto pure a questa domanda nel primo CAF, mi pare. Meno, certo. Comunque, ragazzi, lo youtuber non è un lavoro. Cioè, alcuni lo considerano come tale perché comunque ci guadagnano abbastanza da poterlo considerare un lavoro. Noi per il momento no, penso che tipo dai 200.000 si possa parlare di una sorta di lavoro YouTube. Con una partner buona. Possiamo fare sia lo youtuber che qualcos'altro. Non è che dobbiamo, se facciamo lo youtuber, facciamo lo youtuber per forza e basta. Quello. Cioè, io cerco di fare la maggior parte delle cose che posso fare nella giornata. Poi Morticortube ci chiede: CAF, quanti anni hai? Non ha detto a chi, quindi diciamo uno a testa. Uno a testa, uno io, uno lui. Poi CAF Genius, hai mai provato ad hackerare Elsword per modificare i valori PG?
Ma che quindi cazzo. Fai full sì, full tipo le H sui Pokémon che metti più di 252 V. Comunque, come dice Meteor, che dice hashtag da leggere per forza sul prossimo video, sconsiglio a tutti che di voler hackerare Ellsworth. Banna sicura. Lui ci ha provato, no. L'ha provato per il no. Boh, può darsi, non lo sapremo mai. Comunque sì ragazzi, io le hack le odio a prescindere, non voglio hackerare i sistemi di Ellsworth, anche perché non avrebbe un fottuto senso. Già che c'è il controllo H prima di aprire. Sì, c'è l'anti-shield che tipo ti dice che usi H se laghi troppo, quindi fate un po' voi. Quell'anti-shield è il migliore al mondo, secondo me. Poi c'è un altro Caff, sempre da parte di MorticoreTube, che è hashtag CaffStone, quando imparerai mai a usare Chung? Sto imparando, guarda. Sto imparando a usarlo, io invece faccio cagare con Chung. Se non avete visto il video del PvP inverso, andate a vedere. Poi Flame Wolf ci chiede: Caff, sapete quando sarà il prossimo jump up di Ellsworth? Continuate così, siete bravissimi. Non abbiamo conoscenze in questo campo, quindi no, non lo so. Comunque, ragazzi, se volete sapere degli eventi di Ellsworth o robe del genere, basta vedere o sul launcher che c'è scritto, sì, oppure sul sito. Dicono gli eventi che ci sono, queste cose. Uno su Facebook ci ha chiesto pure di farci tipo dei video, e potremmo farli i video sulle notifiche, gli eventi di Ellsworth. Però dipende dall'evento, se è importante ok, ma se tipo danno... Per esempio l'anniversario di Ellsworth era importante. Però non si è fatto, vabbè. Poi Saber Amdouni RZ... Avete mai 111. Pensato di fare un gameplay, giocare su Ellsworth Void? No, Void, sinceramente... Void era quello con l'exp semplice? Sì, okay. Il Void era quello tutto semplificato, dove tipo... Cioè io 8 barre skill, tutte robe così... Ed è troppo semplificato secondo me, anche se non l'ho mai provato. Un video potremmo portarcelo, dovremmo scaricarci il Sword Void per vedere un po'. 20 minuti abbiamo già l'80. Sì, appunto, fare la roda ad un 80 list finirebbe in 10 episodi, penso. Poi Neiko MV chiede a Stone, attenzione, bella questa, leggila. Minchia. Ah, questa la conosco, però non è riuscita giusto un paio di volte. Però non hai detto il numero di volte in cui si deve dire, quindi dalla... quindi una volta sola. Cioè. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si volesse... no, era disarcivescovo... Disarcivescovo... No, è diverso da quello che sei te, perché qua dice... Perché se è già arcivescovo si deve disarcivescovo... No, perché lui... Ma leggila, dice che se si volesse arcivescovo scopolizzare, vi arcivescovo pure voi... Per arcivescovo Viscontantino polizzare lui. L'ho detta bene, silenzio. Ma come cazzo chi l'ha pensato a sta roba? No, io la conoscevo già. Vabbè, arcivescovo Costantino polizzare. Poi Flamewolf ci torna con un'altra domanda e fa: Caffreddure, sapete perché un pallone ride sempre? Perché si fanno tante battute. Quelli di parla a volo però. Poi Mr. Zombie senza Caff chiede: porterete una serie su Clash Royale? No, porco due, no. A parte il fatto che odio Clash of Clans e Clash Royale, non mi piacciono per nulla. Ma ormai sto Clash Royale sta passando di moda. Non è che sta passando, no, non sta passando di moda, è di moda, lo fanno tutti. Vai sull'home page delle descrizioni dei canali, vedi 4 video minimo di Clash Royale. E dico io, ma che cazzo di gusto c'ha vedere dei mostri che attaccano una torre? Sono sempre gli stessi gameplay. Oppure la gente che spende i soldi per comprare per i bauli. Clicchi sulla carta e clicchi sulla carta e fine. Ok, ci sta la strategia quanto volete voi. Però tutti quanti a shoppare sono sti bauli di merda con lo spacchettamento. Non lo so. Poi te non l'hai provato, io l'ho provato. E sinceramente a me fa cagare. Fa cagare. Devo disinstallare dopo un giorno. Bello. Perché volete una serie su Clash Royale o su Clash of Clans se la fanno in 350.000 youtuber? Non lo so. Chi fa Clash of Clans o Clash Royale lo fa maggiormente per le views. Non dico che tutti quanti sono venduti e vogliono fare views, ma la maggior parte lo fa. Ma la maggior parte è quella. Cioè, può anche piacerti il gioco, ok? C'è anche gente che ci spende un sacco di soldi su ste cose. Per cosa? Per delle carte. Vabbè. Poi, attenzione, c'è Prometheus che torna ogni volta nel CAF, anche Prometheus fa parte del team GF, torna con le sue domande assai misteriose, vediamo un po'. CAF Genius, richiedo come richiesto da utenti... Assai misteriosi. Che cosa ne pensate delle connessioni italiane? Perché cagare. Non ho sentito bene. Ah sì, perché avevo già risposto. Fanno cagare il cazzo, a parte la 100 mega a Milano, quella è ottima. Andiamo tutti quanti a Milano, è per quello infatti che molti youtuber se ne vanno a Milano, tipo per la 100 mega.
Vabbè, no, parlando, no, vabbè, parlando dall'altro, ho visto tutti quei presenti che, vabbè, per chiunque voglia entrare nella gilda, bla bla bla, la roba sì, che interessa più a voi che a noi. Prometeo probabilmente dice che chi vuole entrare nella gilda basta che manda un messaggio nella posta a Prometeor, si chiama Prometeor, il suo account, che vi aggiunge, col messaggio dovete scrivere il vostro nick e Meteor quando è online vi aggiunge alla gilda, oppure lo mandate sempre a noi il messaggio o la chiesta d'amicizia. Hashtag Caff Genius. Cosa ne pensi di chiunque shoppa? Boh, che ci devo pensare? A parte che Meteor è il primo che shoppa su Ellsworth. Lasciamo fare. Vabbè, non è che penso, cioè, boh, che devo pensare? Shoppa, ok, paga per avere qualcosa in più, ok, un set avatar mi va bene, la barra skill va bene. Cioè, alla fine bene. Su Ellsworth, cioè, se ovviamente chi shoppa c'è un vantaggio rispetto a chi non shoppa, però non è così squilibrato, non su è così eclatante. Mentre su giochi tipo Clash Royale, Clash of Clans, no, dove shoppi, non c'hai il vantaggio, però tipo spendi le cose per avere le carte più forti, penso, così funziona, non lo so. Sì. Per avere la possibilità di trovare le carte più forti, ci sta, sì, che neanche le becchi. Perché devi comprare i super bauli leggendari mega ultra OP. Poi Shino X chiede: Caff Genius. Caff, staccato, Genius. Cosa pensi del Minecraft virtuale? Sto facendo una cosa e non ricordo il nome. Sì, sì, tipo c'è Minecraft con il visore, cioè della realtà virtuale. Non lo so, bisognerebbe provare queste cose, ragazzi, però boh, non ci sono i soldi per averle e nessuno ce ne manda. Non andiamo alle fiere. A parte che anche alle fiere più importanti li fanno, ci dovrebbero essere, penso, però non ci siamo andati, quindi boh. Fine. Bene, quindi le domande per oggi finiscono così. Diciamo che abbiamo parlato un po' della questione Clash Royale, Clash of Clans. E di shoppate, sì, probabilmente è stato questo. Comunque, se volete fare altre domande, fatele nei commenti con hashtag Caff, hashtag Caff Genius, hashtag Caffton. E premessa, non vogliamo offendere nessuno col discorso che abbiamo fatto su Clash Royale, sullo shop, eccetera. Abbiamo fatto un riferimento generale perché ormai su YouTube è così. Uno fa un gioco, lo fanno tutti quanti. Vabbè, e lo se diventa famoso. Vabbè, tipo anche Slider.io adesso è diventato famoso. Dopo l'anno scorso c'era Agar.io, adesso c'è Slider.io, che sinceramente è più brutto Slider.io di Agar.io. Comunque non siamo qui a parlare di Slider.io, Clash of Clans, Clash Royale. Questo video è finito, quindi andate in pace e ciao ragazzi. Ciao. Comunque ricordate di passare sia su Facebook che su Instagram che sul nostro TS che è in descrizione. Ciao. Dai, il resto dei link in descrizione. Ciao. Ciao.